Ciao a tutti ragazzi, grazie per tutto il vostro supporto nello scorso video. Per chi se lo fosse perso, nello scorso video abbiamo svelato 5 nuovi sneak peek che dovremo avere in un eventuale prossimo aggiornamento di Clash Royale, nella quale abbiamo svelato altre 6 nuove carte, tra cui 3 sono leggendarie. Mi raccomando ragazzi, se vi siete persi il video vi lascio qui sotto il link in descrizione o qui sopra la scheda. Vi suggerisco di guardare prima quello, prima di procedere con questo, nel caso non l'abbiate visto. Oggi andremo a parlare, come promesso, di altri 5 ulteriori sneak peek, novità di Clash Royale per il prossimo update. Tutte le immagini di questa novità le trovate qui sotto nel link in descrizione sul mio sito dragonetwork.it/gnews. Cominciamo dunque immediatamente ragazzi, e come sempre vi invito a lasciare un bel like qui sotto. Allora, cominciamo dal primo. Questo primo sneak peek è abbastanza semplice e non si sa tantissimo, però si tratta del clan, dell'interfaccia del clan, ovvero avremo nuovi bottoni all'interno del menu del clan. Non si sa bene a cosa serviranno questi tasti, ma più o meno l'interfaccia andrà ad eguagliare un pochino quella di Clash of Clans, quindi sarà abbastanza simile. Il secondo sneak peek è molto interessante, e infatti sembra proprio che la Supercell ci introdurrà la funzione di comprare gemme con l'oro, non per forza con i soldi ragazzi, quindi penso sia un'idea veramente eccezionale. Poter comprare dunque la valuta importante del gioco con la quale andremo a utilizzare appunto per comprare ad esempio i bauli con l'oro. Che cosa ne pensate voi ragazzi? Sono curioso di sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. E adesso ci allacciamo al terzo sneak peek, in cui si svela che potremmo vendere le nostre carte. Sì ragazzi, potremmo vendere le nostre carte nel gioco e ottenere oro, quindi in cambio di oro, che potremo a sua volta utilizzare dunque, come detto prima, per comprare le gemme. Sembra un po' che tutto adesso giri all'ottenere tanto oro per riuscire a cambiarle in gemme, ma perché? Forse perché la Supercell ci vuole introdurre un nuovo baule. Eh sì ragazzi, e qui veniamo al quarto sneak peek, e come vi avevo accennato nello scorso video, a quanto pare avremo un nuovo baule. Un baule ragazzi che avrà il nome di baule divino. Dopo la Magical, quindi il baule magico e il baule super magico, sembra che avremo il baule divino. Ma ci sono da dire ragazzi un paio di cosette. La prima è che probabilmente avrà una buona percentuale di trovare dunque le nuove leggendarie, che ragazzi, come detto nello scorso video, saranno la regina degli arcieri, il re barbaro e il gran sorvegliante. Quindi probabilmente avremo una percentuale alta per trovare queste nuove carte soprattutto, ma ovviamente anche le altre leggendarie, oltre che una maggiore probabilità stando in arene più alte. Sarà ovviamente shoppabile. L'altra cosa importante è che la Supercell ragazzi in realtà non sa se mettere questo baule divino tra il baule magico e il baule super magico, oppure metterlo dopo il baule super magico. Sto parlando ragazzi in termini di importanza, quindi se sarà tra la Magical e il super baule magico, sappiamo già che non andrà a superare il valore di un super baule magico, ma andrà a superare quella di un baule magico. Ma se invece la Supercell impostasse questo baule divino dopo il super baule magico, inutile dirlo che avrà un'importanza maggiore. Purtroppo ragazzi, di questo baule divino non abbiamo l'immagine. Ne ho viste una ragazzi, però purtroppo era oscurata, quindi non sappiamo benissimo come sarà, ma posso dirvi che la sua aura sarà di colore giallo. Mentre come sapete il baule magico c'ha un'aura fucsia, il super baule magico viola, e questo baule divino appunto sarà giallo. Dopodiché, ultimo sneak peek per questo video di oggi, si tratta ragazzi di un rumor. Come sapete su Clash Royale abbiamo i Baby Dragon, e su Clash of Clans anche lì adesso abbiamo i Baby Dragon, ma anche i draghi, da molto tempo. E a quanto pare un rumor ci dice che su Clash Royale la Supercell introdurrà anche qui il drago normale, così da affiancarlo assieme alle altre truppe volanti, ma soprattutto al Baby Dragon. Era un rumor che già girava da parecchio sul web, con appunto l'icona con il drago normale all'interno del riquadro della carta, e penso proprio che sarà inserito su Clash Royale. Ok ragazzi, questi erano i nuovi altri 5 sneak peek che avremo su Clash Royale. Molti mi hanno chiesto ma quando uscirà questo aggiornamento. Come ho già detto due volte ragazzi, forse il mese prossimo, ma forse no, magari anche più avanti. Io non penso che lo metteranno a giugno, ma penso un pochino più avanti, perché da poco comunque hanno inserito le nuove leggendarie, ma sicuramente le inseriranno, perché come sapete, come ho già detto anche nello scorso video, inserire nuove carte serve per mantenere il gioco comunque duraturo e sempre più interessante e suscitare l'attenzione del pubblico, soprattutto a giocare, continuare a giocare. Grazie dunque ragazzi per questo video, arriverà un altro video news, non vi preoccupate, sto già preparando l'altro nuovo video molto interessante. Grazie mille per la visione, e ci vediamo dunque in un altro nuovo video. Ciao ragazzi.